Amiche, amici di Orsini TV, questa sera vi portiamo al cinema. È una sorpresa, no? In realtà siamo qua al cinema Multisala Giometti di Pesaro perché c'è un evento speciale, uno dei due eventi speciali del territorio durante i quali viene presentato in anteprima il film Vecchie Canaglie, un film che vede un protagonista importante che è della nostra città, lo andremo a conoscere dopo, un film che comunque questa sera verrà presentato anche dalla regista e da parte del cast. Andremo a conoscere personalmente tutti gli ospiti che presenteranno questo film, ve lo faremo conoscere naturalmente sempre con l'obiettivo di farvi venire al cinema poi a vederlo. In questa inquadratura straordinaria siamo da soli nella sala in attesa dell'arrivo del pubblico e io sono qua, ho l'onore di essere qua con l'agente scelto Barozzi, in realtà con il grande amico Massimo Fratelloni, grande amico, grande appassionato di cinema e uno dei protagonisti di questo film. Massimo, un altro successo, un altro bollino. Un altro bollino, questo film è un film che veramente io desideravo, a cui desideravo partecipare perché è un genere che a me piace molto ed è una commedia, un'opera prima di Chiara Sani che è la regista ed anche una coprotagonista. E è un film molto particolare perché ha delle tematiche drammatiche ma nello stesso momento ha uno sfondo di comicità che accompagna tutte le vicissitudini che si creano. E in sintesi, per così annunciare un pochino la trama, tratta la storia di un gruppetto di vecchietti ospiti in una casa di riposo che si trovano ad avere a che fare con un problema che è dato dalla decisione da parte della proprietaria, una diciamo persona perfida senza scrupoli, di vendere l'intera struttura. A quel momento, succede che uno dei vecchietti diventa leader di tutti, chiama in aiuto il figlio malavitoso che non vede da tanto tempo e praticamente avviene anche una riconciliazione fra i due con l'occasione e il figlio di questo vecchietto riesce a trasformare questa struttura in una realtà completamente diversa da quella in cui appunto loro si trovano. E riescono ad impedire con degli stratagemmi, con vendite in aste clandestine, mafiosi di ogni genere, riescono a ricavare la somma per poi comprarla. Mannaggia, così l'abbiamo raccontato, mannaggia, l'abbiamo svelato. Beh, dai, comunque il piacere di vederlo è soprattutto nel fatto che i protagonisti sono attori incredibili. Adesso io sicuramente me ne dimentico qualcuno, ma poi chiedo aiuto a te. Lino Banfi, Andrea Roncato, Greg, la stessa Chiara Sani che è coprotagonista, tra l'altro visto che ha vinto anche un premio come coprotagonista. Sì, esatto. Questo film è un film, poi lo diremo anche con la regista, pluripremiato. Insomma, direi che le premesse ci sono tutte. Chi ho dimenticato? Allora, hai dimenticato, mi pare, Pippo Santonastaso, che è un grandissimo attore degli anni 80, La spalla di Celentano, In mani di velluto, Il bisbettico d'amato, Asso, e quindi c'è stato questo diciamo inserimento di attori comici degli anni 80 in questo contesto, come dicevo, con temi comunque poi drammatici, quindi un mix di tante cose belle e sorprendenti. Però esatto, c'è Massimo Fratelloni e la domanda che ti faccio è questa: non mi incanti quei risvolti drammatici? Secondo me vi siete divertiti un gran bel po'. Siamo divertiti veramente tanto, anche perché Chiara è una regista che riesce ad inventarsi anche al momento delle situazioni veramente straordinarie. Lei è un vulcano di simpatia e di idee, quindi è stato veramente c'è stata un'atmosfera molto molto coinvolgente e molto in sintonia, eravamo tutti veramente molto accordati. Lei è un vulcano di idee, di simpatia, te sei un vulcano di sorprese, perché ci eravamo lasciati qualche mese fa ormai con l'ultima volta che ci siamo visti a Casa Rossini, hai detto che avevi un sacco di progetti, questi progetti si sono realizzati, poi i nostri telespettatori li seguono perché te non manchi mai di aggiornarci e adesso arrivi con questa cosa che tra l'altro riapre in qualche modo un po' anche la stagione del cinema, anche se siamo nel periodo nel quale di solito il cinema invece andava quasi un po' in ferie una volta, no? E invece con questo film insomma il cinema si riapre. Si riapre perché poi molti film sono stati prorogati come uscite dalla stagione invernale, gennaio-febbraio, proprio nei mesi di aprile-maggio, e quindi adesso c'è veramente un pullulare di film in uscita al cinema e anche con
l'allentamento delle restrizioni, direi che ci sono dei buoni propositi per gustarci di nuovo un bel film al cinema tutti insieme come una grande famiglia. Non l'abbiamo detto prima nell'intervista con Massimo, ma siamo nella sala 4 del Multisala Giometti, il salotto di casa di Massimiliano. Sì, uno dei vari salotti, insomma, ne abbiamo parecchi. E adesso purtroppo c'è anche tanto posto in questi salotti, però l'iniziativa di oggi mi fa molto piacere perché noi siamo un circuito indipendente, con i film indipendenti abbiamo un legame particolare, gli diamo spazio, che non è così facile, anche se questo è un periodo naturalmente più scarso a livello di contenuti, però questa settimana già c'è un film Disney, Dr. Strange, che va molto bene, altri film italiani e tra cui questo Vecchio Canali, insomma, che celebriamo stasera con l'amico Fratelloni locali, insomma, ecco, è un sogno per lui e sono molto contento di poterglielo rendere, ecco. C'era molta attesa per capire, insomma, come sarebbero andate le norme e il cambio delle norme e tutto quanto. C'è questa cosa un po' particolare per cui è ancora prevista la mascherina, ancora fino a metà giugno, un po' qualcuno lo considera una scelta un po' misteriosa, diciamo. Però prendiamo per assunto che va bene. E la domanda che ti faccio è questa: come sta andando questa ripresa a questo punto? Va molto a rilento, ma non penso solo per le prescrizioni, insomma, della mascherina ormai la gente ha fatto, anche abbiamo fatto tutti un'abitudine all'uso, e sì, la discriminazione che deve essere usata solo al cinema teatro è un po' incomprensibile, però io penso che i problemi del portare la gente al cinema siano altri, soprattutto quelle delle finestre di sfruttamento, nel senso l'esclusiva prima nel cinema, prima della pandemia c'era un'esclusiva che assicurava il prodotto prima al cinema e dopo tot mesi alle piattaforme. Questa esclusiva è andata a scemare quando i cinema erano chiusi e purtroppo non è stata reinstallata, quindi reinserita dal governo. Si sta trattando su un'esclusiva abbastanza importante, consideriamo che in Francia è di 15 mesi, quindi dopo 15 mesi un film che esce al cinema può andare su una piattaforma. In Italia era 120 giorni, quindi 4 mesi, e adesso è stata proposta 90, speriamo che torni alla normalità. Detto questo, i film, diciamo, più spettacolari, i film delle major, ad esempio Dottor Strange, o il film che uscirà a fine maggio, Top Gun 2, Maverick, sono film naturalmente che visti al cinema danno un'altra dimensione, insomma, del film. E infatti per questo i film italiani e nazionali soffrono un po' di più perché non hanno quella spettacolarità che uno chiede, no? E avendo questa finestra proprio nulla, allora la gente magari aspetta di vederlo a casa. E questo, quello che possiamo offrire noi è solo una grande qualità a livello audio-video, un prodotto importante e, insomma, è la cortesia e la voglia di accogliere le persone come prima e la socialità, che è quello che è la cosa più fondamentale del cinema, il convivere un'emozione insieme. Dando per scontato che del passato sappiamo tutto, perché sappiamo delle chiusure e tutto quanto, dando anche per assunto che tutti sappiano che sono stati fatti dei lavori importanti anche dal punto di vista della sicurezza, allargate le distanze e tutto il resto, ragioniamo un attimo sul futuro, come lo vedi questo futuro? Il futuro, spero, io sono ottimista di mio, quindi spero che il cinema abbia un futuro come? Nel rendere naturalmente il prodotto, come dicevamo prima, più spettacolare, ancora più fruibile alle persone, e probabilmente quello che verrà fatto in futuro saranno più momenti evento. Il teatro sta funzionando benissimo perché è una performance light. Al cinema cercando di portare sempre più eventi con magari protagonisti, attori, registi, perché quella fa la differenza. Poi uno a casa è difficile che ci vada un regista o un attore a spiegarti la casa. Ecco, poterlo toccare con mano qui al cinema, quindi organizzare più eventi nelle serate, secondo me potrebbe essere un punto a favore del cinema. Col vice sindaco e assessore Daniele Vimini, assessore alla cultura, e la domanda è quasi duopo. Quando si pensa al cinema si pensa all'intrattenimento, ma il cinema è anche cultura. Assolutamente, in primo luogo cultura, e soprattutto Pesaro è una città malata di cinema, una città che ha
la grande passione che nasce da sempre, nasce sicuramente da cinema storici che ha sempre avuto e che e ovviamente anche dalla storia della Mostra del Cinema, che ne ha proiettato il nome legato al cinema a livello nazionale e internazionale. E quindi è un piacere anche che, anche in un momento così difficile per il cinema, per le produzioni, per il modo anche per le produzioni italiane, avere un pesarese, Fradelloni in questo caso, che è trasversale a tante produzioni. Lo ricordiamo in diverse occasioni, che con Pupi Avati anche recentemente presentato a Pesaro, e ora in questo nuovo progetto di Chiara Sani, che è una regista bolognese, un artista anche molto conosciuta, in un progetto anche con un bellissimo cast, e quindi siamo anche ansiosi di vedere un nostro concittadino all'opera cinematografica, insomma. Con Massimiliano Giometti si diceva di creare appunto occasioni di evento, e questo è un vero evento. Siamo con la regista Chiara Sani, che è venuta appositamente a presenziare questa prima del film. Allora, sono veramente felice, devo ammettere, vi dico questa cosa, che non avevo mai visto Pesaro in vita mia, anche se comunque vado spesso a Riccione, vado nei posti qui intorno, però cioè, Pesaro va proprio veramente la prima volta, e quindi sono felice che Vecchi Canaglie mi abbia proprio portato qua da voi. E poi conosco un vostro carissimo amico che è Massimo Fradelloni, che insomma prima o poi forse diventerà sindaco, non lo so. Vediamo e lo scopriamo. Intanto Pesaro è ormai definita capitale della cultura per il 2024, ci siamo, per cui dovrai sicuramente tornare. Parliamo del film e parliamo di te. Tanti film da attrice, più o meno a tanti attori viene in mente questa cosa a un certo punto della carriera di passare dall'altra parte, come si dice. Tu lo fai non completamente perché sei dall'altra parte, ma anche di fronte, perché anche per un film premiatissimo. Beh, devo dire, sono molto contenta, e ho fatto tanta televisione nella mia carriera o corriera, come la vogliamo intendere, e le mie esterne come inviata televisiva d'assalto, così le curavo io a livello di regia, quindi ho imparato l'ABC della regia. Dopodiché avevo voglia di raccontare questa storia e ho pensato, provo io a dirigerla. E penso che vi divertirete, è una storia che parla del mondo degli anziani in un modo molto vitale, gioioso, là dove l'anziano, cioè il messaggio del film è quello di proteggere il mondo degli anziani, di tutelarli, di proteggerli quando spesso le istituzioni non lo fanno. E in questo film i nostri eroi, i nostri vecchietti reagiscono ai problemi in modo folle, geniale, e prendono in pugno la situazione. Il messaggio del film è quello che non è mai troppo tardi, non sei mai troppo vecchio, non sei mai troppo brutto per prendere in mano la tua vita. Vi piace questa frase? Bella, la segneremo, la terremo da qualche parte. Cosa non ti aspettavi da attrice che ti potesse capitare invece da regista? Su questo film, di trovare tutto questo entusiasmo, questa disponibilità da parte di tutti gli attori, anche delle star che ci sono nel cast, a partire da Lino Banfi, che è un attore straordinario. Non è una retorica che sto facendo, è veramente un attore con un talento che ti lascia a bocca aperta sul set. Giorno dopo giorno mi sorprendeva, perché aveva una capacità di adattarsi a qualunque imprevisto incredibile, un grande professionista, ed è un cast pieno di tantissimi personaggi, attori più famosi, attori meno famosi, uno più bravo dell'altro, e quindi insomma abbiamo fatto famiglia sul set, e spero, credo proprio che questa cosa il film la trasudi, diciamo. Massimo, nell'intervista che gli abbiamo fatto prima, li ha citati tutti, ma in realtà non erano tutti, perché c'era un quasi. Ti do una dritta, Andy, citalo te. Andy Luotto è meraviglioso, tra l'altro devo dire che era molto utile per me sul set, perché dovevo tenere a bada sei vecchietti. Dovete solo sapere che di questi sei, tre non ci sentono molto bene, anzi, quindi io gli davo le indicazioni, che ha detto, un altro non ci vedeva, quindi se facevo i gesti stava là così, insomma era il delirio, e per fortuna c'era Andy che me li acchiappava quando scappavano a destra e a sinistra e me li teneva stretti. Con questo entusiasmo non si può far altro che salire e andare a vedere il film. È un viaggio, allacciatevi le cinture di sicurezza. E
sempre un'emozione conoscere protagonisti del mondo cinematografico, e li abbiamo fatti conoscere anche a voi. Abbiamo parlato con loro in questo tempo che precede l'avvio della proiezione, e credo che a questo punto, dando un'occhiata, sì, ci siamo, per cui direi che possiamo anche entrare in sala e vedere che cosa sta per succedere.